Buon pomeriggio Marina, come già anticipavi tu, dal report della Prefettura di Pescara emerge che oltre 205 persone sono state trovate senza Green Pass nel primo giorno di controlli delle forze dell'ordine effettuati dopo il nuovo decreto del governo che sarà in vigore fino al prossimo 15 gennaio. Piena sinergia delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale di Pescara e noi siamo ospiti del questore, il dottor Luigi Liguori. Sappiamo che sono state levate 5 sanzioni, mi conferma questo dato? Sì, le confermo le sanzioni, ma mi preme sottolineare l'accoglienza delle iniziative dei cittadini che hanno visto di buon grado la presenza delle forze di polizia, soprattutto alle fermate urbane ed anche negli esercizi pubblici. C'è stato un controllo esponenziale da parte di tutte le forze di polizia, con 433 persone fermate complessivamente nella provincia, di cui 164 esclusivamente nel capoluogo, ove sono state comminate 5 sanzioni, 4 comminate dalla Polizia di Stato, una presso una fermata di un pullman, la linea 38 in via Conte di Ruvo, e poi ci sono state altre 3 sanzioni comminate all'interno di un esercizio pubblico, a due avventori e dal titolare di un esercizio pubblico. Quello che vogliamo rimarcare è la soddisfazione nostra perché stiamo contribuendo a debellare questa pandemia e la soddisfazione dei cittadini. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche oggi. Le persone sanzionate invece come hanno reagito? Le persone sanzionate certamente non erano felici, anche se il signore che è stato fermato alla fermata ha detto che poi avrebbe provveduto a vaccinarsi al più presto, è la sua intenzione farlo. I cittadini sono soddisfatti perché viaggiare su un mezzo pubblico e sapere che chi mi viaggia a fianco viene sottoposto a controllo, quindi vengono un po' disincentivate le condotte di soggetti privi di Green Pass o di giustificato motivo. Addirittura potrebbe verificarsi che una persona che ha l'inibizione a circolare perché magari sottoposta a quarantena potrebbe salire su un mezzo pubblico. Questo non soddisfa e non rende sereni i cittadini. Quindi la presenza delle forze di polizia, io ho parlato con i miei agenti quando sono smontati, tutti hanno registrato questa soddisfazione da parte dei cittadini. C'è chi propone, per quanto concerne l'utilizzo dei mezzi pubblici, di verificare già al momento dell'acquisto dei biglietti chi è in possesso o meno del Green Pass. Questo agevolerebbe anche il lavoro, la grande mole di lavoro che adesso si trovano ad affrontare le forze dell'ordine, perché voi siete impegnati anche su altri fronti. Noi siamo impegnati su tantissimi fronti, ecco, queste eventuali innovazioni sono di competenza dell'autorità politica, dell'autorità governativa, noi ci regoliamo in relazione a quello che è il dispositivo normativo attualmente vigente. In questo momento i controlli li stiamo facendo principalmente alla discesa dei mezzi pubblici, proprio per non ostacolare i cittadini che magari fermati alle fermate quando stanno per prendere il mezzo pubblico potrebbero poi perderlo. Quindi ecco, cerchiamo sempre di conciliare le esigenze di verifica con le esigenze reali della cittadinanza per arrivare finalmente a dire addio a questa pandemia. Abbiamo parlato di sanzioni, quella minima è di 400 euro e le multe elevate, delle quali ci parlava prima, corrispondono proprio a questa somma? La sanzione va da 400 a 1000 euro, quindi in caso di prima sanzione e nel caso di contestazione immediata si applica il minimo, quindi che è 400 euro di solito. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che dispone l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Quindi siete impegnati anche a verificare che i cittadini adempiano a questa ordinanza e anche in altri comuni della provincia in cui i sindaci emetteranno analoghe ordinanze. Certamente l'autorità, il primo cittadino di Pescara, ha emanato due ordinanze. Una che riguarda importantissimo il divieto di stazionamento
nei pressi dei locali, soprattutto quelli di Piazza Muzzi del centro cittadino, dopo la chiusura dei locali, perché abbiamo verificato un certo assembramento di ragazzi dopo l'uscita dai locali, soprattutto anche esercizi da ballo. Poi c'è quello del cosiddetto quadrilatero, sempre del centro cittadino, che obbliga adesso tutti quanti a indossare la mascherina. Invitiamo tutti a farlo perché i controlli ci saranno ed è necessario che si facciano in questo momento in cui l'indice RT sta salendo in maniera abbastanza veloce. Marina, se non hai domande, io ringrazio il questore, il dottor Luigi Liguori, Andrea Berardinelli, e ti restituirei la linea.